Un saluto a tutti gli ascoltatori di MTB Gran Fondo. Oggi siamo a Ceregnano nel mio centro Power and Ride e oggi faremo il posizionamento in bici a Carlo Rosa. Quindi oggi gli rubo il lavoro, parlo io e lui pedala. Ok Carlo, adesso inizia pure a pedalare, pedali 2 minuti così scaldi un po' la muscolatura e ti prepari, la allunghi e quindi ti prepari bene per andare a vedere come sei posizionato sulla tua Olimpia. Dopo il riscaldamento, per prima cosa, andiamo a vedere come sono messe le tacchette. Quindi vado a segnare i metatarsi di Carlo e in base a quello poi vado a posizionare la tacchetta nel centro dell'asse tra i 2 metatarsi. Ok, faccio il punto in corrispondenza del metatarso dell'alluce e lo stesso sul metatarso del minulo e poi faccio la stessa cosa sull'altra scarpa. Adesso Carlo, togliti le scarpe. E andiamo a verificare che le tacchette siano posizionate correttamente. Ok, adesso considero i 2 punti che ho segnato. Prendo il punto di mezzo tra i 2 metatarsi e vado a regolare la tacchetta in modo tale che questa sia nel centro dei 2 metatarsi. Quindi in questo caso la tacchetta di Carlo va spostata leggermente indietro. Ok, facciamo la stessa operazione anche con l'altra scarpa. Il posizionamento in bici consiste nella regolazione dei 5 punti di contatto che l'atleta, Carlo in questo caso, ha con la bicicletta. I 5 punti sono i 2 piedi, le 2 mani e la sella. Prima di tutto andiamo a vedere come sono regolate le scarpe, quindi come le ginocchia di Carlo sono rispetto all'asse del pedale. Fermati un attimo, andiamo poi a vedere, lasciami la gamba completamente rilassata, come Carlo estende la gamba, quindi vado a valutare quanto il tallone di Carlo scende da entrambe le parti in modo tale da poter regolare la sella nella maniera corretta. Ok, valutiamo l'altezza sella vedendo se il tallone di Carlo scende sotto la parallela con il terreno e se la gamba quindi si estende troppo o si estende nella maniera corretta. In questo caso vediamo che l'altezza sella di Carlo è già giusta. Una cosa da vedere è, guardandolo frontalmente, se l'asse del ginocchio è dritta con l'asse del piede. Nel suo caso il ginocchio è leggermente spostato verso l'interno, ma come dicevo prima a lui, in questo caso bisognerebbe lavorare un po' sulla muscolatura, quindi ma con esercizi a secco far sì che la parte esterna del quadricipite venga rafforzata in modo tale da far ruotare leggermente la gamba di Carlo verso l'esterno. Adesso io segno il centro del pedale e voglio vedere se l'asse del pedale è in linea con il centro del ginocchio. In questo caso il filo a piombo passa nel punto corretto, quindi anche l'arretramento sella di Carlo è giusto. Ok, adesso andiamo a valutare la gamba sinistra, così vediamo se sei simmetrico o se c'è da lavorare in maniera differente. Fai mezza pedalata avanti anche di qua. Ok, te sei simmetrico, quindi la sella così è messa nella maniera corretta. Controllare tutte queste misure è importante per 2 motivi. Uno, perché anche se Carlo non aveva problemi particolari e non aveva dolori particolari, alla lunga può capitare che questi possano insorgere. Infatti si considera che in 1 minuto si fanno 70, 80, 90 pedalate. Pensiamo in 1 ora, 2 ore, 3 ore di pedalata quante volte il ginocchio e le anche, le caviglie sono messe sotto sforzo e possono lavorare con posizioni scorrette. Per questo motivo è molto importante controllare che gli angoli di spinta siano giusti e che le forze vengano applicate nella maniera corretta. In termini di prestazioni poi sicuramente si ha un grosso miglioramento applicando tutte le forze nei punti giusti e si riesce quindi ad avere una propulsione maggiore. Andiamo adesso a vedere la parte davanti della bici, quindi andiamo a valutare l'angolo tra il manubrio e la testa del femore. Questo angolo con
il punto sull'acromio deve essere un angolo compreso tra 90 e 110 e mi dice se la lunghezza dell'attacco manubrio è giusta o sbagliata. Per Carlo in questo caso siamo a 105, quindi la lunghezza della pipa è corretta. Vado poi a valutare se l'altezza del manubrio è corretta, quindi sempre grazie all'utilizzo del goniometro considero l'angolo femore-clavicola e vado a vedere se questo è compreso tra 55 e 70. Nel caso di Carlo siamo a 56, quindi siamo verso la parte più confortevole e quindi anche questo mi va bene, l'altezza manubrio è corretta. Ok Carlo, scendi pure che adesso posizioniamo il tappetino sulla sella e vediamo le pressioni come le distribuisci. Ok, preparo il tappetino viva e adesso posiziono il tappetino sulla sella in modo poi da andare a valutare come la pressione viene distribuita sulla stessa. Metto il suo sensore e preparo l'iPad. Ok, taro i sensori e adesso Carlo puoi risalire in bici così vediamo cosa succede. Inizia pure a pedalare. Ok, dopo aver tarato i sensori vediamo che Carlo distribuisce il peso su tutta la sella, è leggermente sbilanciato verso sinistra e questo ce lo evidenzia anche la barra sotto che ci fa vedere che l'anca pende leggermente appunto dalla parte sinistra, però i punti di contatto, quindi le ossi schiatiche, i puntini bianchi, rimangono abbastanza stabili e quindi questa sella diciamo che è la sella ideale per Carlo perché fa sì che lui sia seduto in maniera corretta su tutta la superficie della sella. La parte frontale ci evidenzia una pressione più spostata verso il centro, mentre la zona davanti è molto scarica, quindi in questo caso dal punto di vista della mountain bike Carlo è seduto nel modo corretto e questa sella per lui va benissimo. E abbiamo fatto il posizionamento in bici, adesso abbiamo terminato. Ritengo che il posizionamento in bici deve essere fatto ogni volta che si compra una bicicletta. Perché i problemi che possono nascere sono tanti e ad oggi mi trovo molto spesso a lavorare anche con persone, non solo con atleti professionisti o comunque amatori che corrono, ma anche con persone che vanno a pedalare per divertirsi, che fanno delle randonnée e che passano tante ore in bici. E mi ci trovo a lavorare sempre quando sono nati dei problemi, quando hanno dei fastidi, quando hanno dei dolori. Per prevenire questi, visto che in bici ci si passano tante ore e che in queste ore la cadenza di pedalata e lo stress a cui si sottopongono le articolazioni è tanto, sorgono appunto dei problemi, per evitare questi si conviene fare il posizionamento in modo tale da pedalare con degli angoli corretti. Ok Carlo, oggi ho dovuto sudare io perché non è il mio mestiere parlare. Ti ho rubato il lavoro per un giorno, adesso dovrai pedalare te, dovrai sudare te e mi farai sapere se con il nuovo posizionamento ti trovi bene o male. Ci rivediamo nei campi di gara, un saluto a tutti gli ascoltatori di MTB Gran Fondo, da Marcello Pavarin, dal mio centro Power & Ride di Ceregnano.